verso l'esterno. Adesso qui è 4 anni, sì. Il 6 sentirai cose bellissime, però ormai abbiamo 6 piani industriali, nessuno di questi è realizzato. Siete abbastanza sfiduciati verso la credibilità di questi piani industriali, no? Sì, il problema è proprio questo, purtroppo si fanno piani industriali, si fanno sempre piani industriali nei progetti importanti per l'occupazione, e i progetti industriali non vanno avanti senza nessuna conseguenza, se non per i lavoratori che hanno fatto cassa integrazione e oggi rischiano anche di perdere la professionalità. Qui poi la grande beffa è che ci sono centinaia di commesse pronte che si potrebbero cominciare. C'è 5-6 anni di lavoro, se stiamo a quello che sono 700, mi pare. Le commesse? Sì. Sono circa 700, ma con la proiezione del parco macchine, sì, si andrà a oltre 1000, si andrà a un lavoro che potrebbe fare occupazione per i prossimi 7-8 anni. Quindi qui per lo Stato, lo dico ovviamente, parlo anche di Avellino, sì, che ieri sì, c'era, sì, ieri ho incontrato i vostri colleghi omologhi, sì, sì, ad Avellino. Qui ovviamente stiamo parlando quindi di una cosa, lo dico anche ai giornalisti, cioè qui lo Stato non interviene per salvare, qui interviene per investire, cioè qui ci sono i margini, sì, per fare anche ritorno di utili per il socio statale, cioè, che interviene, certo, no? Certo. Con Invitalia o con, certo, il fondo, con Finmeccanica, certo, inserendo ovviamente Forze Prezzi. Tieni conto che questa azienda che tu vedi, che oggi è ridotta a 151 persone, sì, conteneva 850 persone, quindi gli stabilimenti che ci sono, se uno volesse potrebbe fare anche un progetto o per l'indotto o per altre produzioni sempre di Finmeccanica, certo, insieme agli autobus. Certo.